Ciao a tutti, come state? E io sto bene. E voi come state? Mi trovate qualcosa di diverso? Trovate qualcosa di diverso in me? No, i capelli in realtà non li ho tagliati. Non li ho neanche tinti, diciamo, non li sto più tingendo tanto. Eh sì, la giacca non è nuova. Bravi, bravi, ho gli occhiali. Che cosa significa quando ho gli occhiali? Avete indovinato, anche perché c'è scritto qua dietro, oggi è il giorno dell'esame. Ragazzi, io l'altra volta, vi ricordate, vi avevo avvisati, abbiamo fatto il riepilogo, cioè il riassunto del programma B1. Ricordate, ragazzi, dovete avere il livello sufficiente per sostenere questo esame, ok? Allora, quindi ci vogliono tre cose per sostenere questo esame. Allora, prima di tutto, dovreste aver superato gli scorsi esami A1 e A2, quindi se li avete superati potete accedere al B1. Seconda cosa, avreste dovuto guardare tutte le lezioni dalla 51 fino alla 75, che sono le lezioni, le 25 lezioni del programma B1, quindi non solo guardare, ma anche studiare e memorizzare, ovviamente. Ok, quindi seconda cosa. Terza cosa, prima di sostenere questo esame, si consiglia la visione del riepilogo B1. Quindi nella scorsa lezione io ho fatto un riepilogo, cioè un riassunto di tutto il programma B1. Avevo una serie di cartelli, che erano questi qua, in cui per esempio lezione 51 abbiamo visto stare per eccetera, più infinito, più gerundio, eccetera. E quindi io in questa lunghissima lezione faccio un riassunto un po' lunghetto di tutto il programma per facilitarvi lo studio. Quindi queste tre cose: prima, superare i primi due livelli A1 e A2. Seconda cosa, guardare i video le video lezioni dalla 51 alla 75, tutto, guardare e studiare ovviamente. Quindi ripeto, terza cosa, dovreste guardare il video del riepilogo per ricordarvi esattamente tutto quello che dovete sapere. Ok, ho già detto tutto. Bando alle ciance, ragazzi, e iniziamo l'esame. Poi, ragazzi, non fatene un dramma se non lo supererete, se non l'avrete superato, niente, rivedrete tutto quanto e proverete di nuovo. Va bene. Allora, vediamo un po'. Iniziamo dalla prima domanda che corrisponde alla lezione 51. Io cerco di avvicinare questo e poi magari lo riavvicino anche dopo che ho fatto le domande. Allora, domanda numero 1. Qual è la frase giusta? Ovviamente c'è solo una risposta su tre, le altre due sono sbagliate. Iniziamo. Allora, frase A. Ora sto per uscire e prima stavo studiando. Frase B. Ora sto per uscire e prima ero studiando. C. Prima stavo per uscire e stavo studiando. Qual è la risposta giusta? A, B o C? Va bene, passiamo alla seconda domanda. Va bene, poi se non vi ricordate esattamente andate a vedere tutto il riepilogo prima dell'esame, ovviamente non contemporaneamente, magari, o magari anche contemporaneamente, ma forse non è possibile contemporaneamente. Allora, seconda domanda che corrisponde alla lezione 52. Spiegato, ovviamente dovete dirmi qual è quella giusta, l'opzione giusta, A, B o C. Ho spiegato le preposizioni agli studenti, gliele potresti rispiegare? B, ho spiegato i preposizioni agli studenti, glieli potresti rispiegare? C, ho spiegato i preposizioni alle studente, le potresti rispiegare? Questa è la seconda domanda. Vi ricordate, si riferiva alla situazione della lezione 52 in cui chiamavo la mia collega e le chiedevo il favore di sostituirmi, ok? Andate a rivedere tutto comunque prima dell'esame. Dovete sostenere questo esame solo quando sarete pronti. Bene,
Passiamo alla terza domanda, ce ne sono 25 ragazzi, quindi dovete prendervi un po' di tempo. Ok, voi prendete un foglio, segnate tutte le risposte e poi prossimamente pubblicheremo le soluzioni, non oggi, però solo prossimamente, dopo che ovviamente avrete fatto tutto. Ok, allora, seconda domanda, terza domanda che corrisponde alla lezione 53. Allora, va bene, io vi leggo le tre opzioni, ovviamente soltanto una di queste tre è corretta. Opzione A, gli studenti che ho bocciati sono molti. Opzione B, gli studenti che sono bocciati sono molti. C, gli studenti che ho bocciato sono molti. Lo so, non è simpatica questa frase, ma lo sapete che io, che a me piace un po' provocare, sono un po' cattivella. Va bene, allora, domanda numero 4, quarta domanda. Vedi questa, vedete questa A che metto qua sopra, e vuol dire terza, quarta, a livello B1 dovreste saperlo, che corrisponde alla lezione 54. A, non c'è niente che ho bisogno e ho molte cose al quale sono affezionata o affezionato, qua ho messo. B, non hai niente che necessito e tengo molte cose che sono affezionato. C, non c'è niente di cui ho bisogno e ho molte cose a cui sono affezionata o affezionato. Qua metto slash a o perché dipende se è un uomo o una donna che parla. Bene, domanda numero 5, dunque quinta domanda, eccola qua. A, ovviamente solo una delle tre corretta. Sardegna è più calda di Lombardia ed è più bella isola del mondo. B, la Sardegna è più calda della Lombardia ed è la più bella isola del mondo. C, la Sardegna è più calda di Lombardia ed è la più bella del mondo. Ricordatevi, queste opzioni sono abbastanza simili e se avete studiato bene la grammatica dovreste rispondere correttamente, ragazzi. Ok, gli occhiali, non sono abituata a portare gli occhiali, anche se in alcune situazioni dovrei, ma mi danno un po' fastidio, dai, quindi cerchiamo di rilassarci, così sono forse ho un aspetto anche meno severo senza occhiali. La prossima volta penso che sarò più severa con le soluzioni, perché perché sgriderò quelli che avranno sbagliato e diciamo farò i complimenti a quelli che avranno risposto correttamente, ma non anticipiamo i problemi, come dice il mio caro direttore. Allora, sesta domanda, ok, che corrisponde alla lezione 56. Ok, opzione A, quello negozio è più caro di lussuoso, ma io amo più spendere di risparmiare. B, quel negozio è più caro che lussuoso, ma io amo più spendere che risparmiare. C, quello negozio è caro e lussuoso ed è molto bene per me che amo risparmiare. Questa è la domanda numero 6. Bene, andiamo alla domanda numero 7, alla settima domanda. Ok? Vorrei trovare un lavoro, quindi questa è la frase principale, è puntini puntini e dovete scegliere A, B o C. E mi dovete dire come può continuare questa frase. Quindi vorrei trovare un lavoro A, migliore di lo che ho. B, migliore di questo che ho. C, migliore di quello che ho. Questa è la settima domanda. Va bene. Ok, vediamo l'ottava domanda. Andiamo avanti, senza troppi commenti, se no questo esame non finirà mai. Allora, che corrisponde alla lezione 58. Anche qua abbiamo una frase principale, ok, e voi dovete
No, in realtà scusate, non è una frase, ma è una domanda. Poi alcune sono tre frasi differenti, altre hanno la principale e la secondaria. Questa no, scusate. È come posso iniziare una lettera commerciale, ok? Quindi formale. Bene, vi ricordate, nella lezione 58 io vi insegno a scrivere una lettera commerciale se cercate lavoro, per esempio. Questa è la domanda numero 8, ok? Allora, quindi come inizio una lettera commerciale? A. Gentile signore. B. Signore e signori. C. Gentili signori. Ok. Va bene, passiamo alla domanda numero 9, la nona domanda. Va bene, che corrisponde alla lezione 59. A. Se il tempo è bene, vado al mare. B. Se il tempo è bello, vado al mare. C. Se il tempo sarà male, non andrò al mare. Ricordatevi che sia la grammatica sia i contenuti corrispondono a quello che abbiamo imparato nelle rispettive lezioni. Decima domanda. Quindi domanda numero 10. Va bene. Allora, che corrisponde alla lezione 60? A. Difficilmente mi alzo presto la mattina. B. La domenica mi piace particolarmente. C. Sinceramente io amo alzarmi tardi. Ricordate, si riferisce alla situazione quando mi ero appena svegliata della lezione 60, e in più anche la grammatica, abbiamo gli avverbi, va bene, che corrisponde a quello che abbiamo imparato. Comunque tutto corrisponde, andate comunque prima a rivedere il riepilogo in cui parlo un sacco e commento ogni singola lezione. Va bene, allora, domanda numero 11, dunque undicesima domanda. Allora, qua corrisponde alla lezione 61 in cui vi ricordate, vi raccontai tutte le favole un po' pasticciate, una specie di minestrone di favole, ma è quello che accadde nella lezione numero 61. Allora, A. Biancaneve e il suo principe si amavano per sempre. B. Biancaneve e il suo principe vivero per sempre felici e contenti. C. Biancaneve e il suo principe si amarono per sempre. Vi ricordo che Biancaneve è il personaggio delle fiabe che in inglese è Snow White, ok? La principessa dai capelli neri, dalla pelle candida, eccetera. Va bene. Ok, quindi siamo all'undicesima domanda. Quindi comunque andate a rivedere tutto, tutte le lezioni e il riepilogo, quindi dovreste sapere tutto. Ok? Non voglio commenti qui, veramente, perché se fate commenti dovete niente andare a rivedere. Ok, domanda numero 12, dodicesima domanda. Allora, corrisponde alla lezione 62. Qua si usa sempre il passato remoto. Usai il passato remoto, ma in quella lezione io vi parlai di storia, non più delle favole, ma vi feci una lezione di storia, della storia d'Italia. Ok? Quindi attenzione sia alla grammatica, sia alle date e agli avvenimenti storici di cui io vi parlai in quella lezione. Nel 1971 Roma è stata la capitale d'Italia. B. In 1775 Roma fu capitale d'Italia. C. Nel 1871, scusate, le date erano 1971-1975. C. Nel 1871 Roma divenne la capitale d'Italia. Quindi ricordatevi, attenzione alla grammatica, ma attenzione anche alle date. Va bene?
Ok, dai, vi sto aiutando fin troppo. Tredicesima domanda. Domanda numero 13 è questa qua. Spero che riusciate a leggere bene. Se non leggete bene, ascoltate me e a livello B1 dovreste capirmi. E non dite che parlo troppo velocemente. Se parlo troppo velocemente, andate a guardare le lezioni di livello A1. Bene, ci siamo capiti. Allora, corrisponde alla lezione 63. Anche qui vi parlai di storia, ma... sì, esatto. Ok, va bene. Allora, qui vi parlai della storia di Cagliari, ma qua, vabbè, è una domanda in generale di storia, che dissi anche in quella lezione. Allora, la Repubblica Italiana fu proclamata nel 15 marzo 1871. Anche qui attenzione agli avvenimenti storici, alle date e alla grammatica. Bene. B. La Repubblica Italiana è proclamata il 15 marzo 1871. C. La Repubblica Italiana fu proclamata il 17 marzo 1861. Attenzione ai numeri, alle date. Va bene? Ok, bene. Andiamo alla quattordicesima domanda, ragazzi. Lo so, è lungo, ma questo è l'esame. Quindi domanda numero 14 corrisponde alla lezione 64. Va bene? Allora, per uno stile di vita, sei qui, iniziai i congiuntivi. Mamma mia. Ok, allora qua abbiamo una frase principale e voi mi dovete dire come continuerà. Per uno stile di vita sano è necessario che noi A. inizino una dieta, B. pratichiamo uno sport, C. dormiate abbastanza. Attenzione anche alle coniugazioni, alle persone, non sbagliatele. Bene. Passiamo alla domanda 15, alla quindicesima domanda. Dai, ne mancano ancora 10. Non preoccupatevi. Dai, cercherò di fare abbastanza velocemente. Quindicesima domanda che corrisponde alla lezione 65. Bene, anche qui abbiamo una frase principale e dovete dirmi come continua. Voi pensate che gli italiani A. sono simpatici, B. vadino spesso in chiesa, ci bevano tanti caffè. Ok, attenzione perché ci sono molti tranelli. Va bene, in questo ci sono molti trabocchetti in questo esame. In realtà, sinceramente, è un esame facile perché è un esame A, B o C, quindi potete andare anche a fortuna. Gli esami di certificazione sono molto più difficili, però io sono buona, brava e vi voglio aiutare. Va bene. Ok, benissimo. Allora, quindi ancora congiuntivi, ragazzi, eh? I congiuntivi vi ricordate, li ho spiegati per diverse lezioni. Sedicesima domanda. Domanda numero 16, dunque. Qua abbiamo spero che puntini puntini. A. Non siete arrabbiati con me. B. Non ce l'abbiate con me, C. Non ve la legate al dito. Sono espressioni, ci sono anche espressioni nuove che abbiamo imparato nella sedicesima lezione. Ok, ragazzi, facciamo in fretta perché sapete che non amo questo numero, il numero 17. Infatti, questa è la diciassettesima lezione che corrisponde alla lezione 67. Allora, sembra che, puntini puntini, come continua questa frase? Sembra che A. gli americani sorridano sempre. Questo sempre lo so, ho scritto piccolissimo. Va bene. B. gli spagnoli si godono la vita. C. i francesi siano molti eleganti. Attenzione ai trabocchetti. Va bene. Allora, vediamo la diciottesima domanda, dai, che ci avviciniamo alla fine, ragazzi. Tanto fatto, fatto, finito. Quindi, diciottesima domanda che corrisponde alla lezione 68. Nonostante, qua abbiamo le congiunzioni che implicano l'uso dei congiuntivi. Nonostante, puntini, puntini, A.
Fa bel tempo, io sono triste. B. Faccia bel tempo, io sono infelice. Ero un po' triste quel giorno. C. Il tempo sia bene, io sono malinconica. Ok, abbiamo A, B, C. Bene, andiamo avanti. Va bene, ancora congiuntivi ragazzi, lo so, volete studiare il programma B1? Studiate i congiuntivi, altrimenti vi fermate alla 2 e non vi lamentate. Bene, ci siamo capiti? 19esima domanda, corrisponde alla lezione 69. Spero che voi, puntini puntini, A. Abbiate passato delle belle vacanze. B. Siete andati in vacanze. C. Abbiate capita la lezione. Attenzione perché qui mi arrabbio se qualcuno fa errori un po' stupidini. Ok, 20esima domanda, dai, ci avviciniamo alla fine perché anch'io sono stanca di preparare questi esami e tutto il resto. Quindi 20esima domanda che corrisponde alla 70esima lezione in cui io ero felice, brindavo col mirto come sempre. E va bene, allora qua iniziamo con spero che. Spero che A. Superate questo esame, ragazzi, lo spero anch'io. B. Spero che supererete questo esame. C. Spero che superiate questo esame. Bene. Ok, 21esima domanda che corrisponde alla lezione 71. Non conto più per nessuno. Va bene, basta. Allora, secondo me, attenzione qua, questa era una bellissima lezione. Non dico che cosa ho fatto in quella lezione perché dovreste saperlo, se no vi aiuto troppo. Allora, secondo me, puntini puntini, A. Lui è ottimista. Parlo di una terza persona, un uomo indefinita. Quindi secondo me A. Lui è ottimista. B. Lui sia ottimista. C. Lui è ottimista. Quindi attenzione qui, mi raccomando, non sbagliate questa perché, allora, se sbagliate questa domanda, probabilmente vi andate a cercare le difficoltà, perché erano delle opzioni per facilitare l'uso della lingua. Va bene, andate a rivedere tutto, non vi dico nient'altro perché siamo all'esame. Bene, allora, 22esima domanda che corrisponde alla lezione 72. Eccola qua. Allora, ricordate la telefonata con la segretaria per prenotare un viaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Signorina, puntini puntini, io parlo con la segretaria. A. Parla più forte, per favore. B. Parlino più forte, per favore. C. Parli più forte, per favore. Allora, qui sinceramente non avevo voglia, ho messo le virgolette perché non avevo voglia, perché qua soltanto il primo verbo è differente, il resto è uguale. Va bene? Comunque dovreste capire quello che dico, se non lo capite, anche se non riuscite a leggere bene, perché io magari non scrivo benissimo, però se non capite quello che dico vuol dire che c'è qualcosa da rivedere. Va bene. Allora, siamo, dai che siamo alla fine, così terminiamo. 23esima domanda che corrisponde alla lezione 73. A. Mi scusa, può dirmi che ore sono? B. Mi scusino, può dirmi che ore sono? C. Mi scusi, può dirmi che ore sono? Ok. Bene. 24esima domanda, ci siamo, siamo alla penultima, che corrisponde alla lezione 74. Ecco qua. Sì, scusate, io sono ecologista, ve lo dico, e magari forse non leggete benissimo, me lo sto accorgendo adesso perché ho usato delle vecchie fotocopie, infatti le ho unite e ho fatto un bel lavoro, perché magari dai, se adesso guardo bene il video dopo, poi se si vedrà, se si vede male, il prossimo esame, per il prossimo esame userò dei fogli nuovi, però io ci tengo alla natura e all'ambiente, quindi vedete un po' si vedono in trasparenza
almeno da qua io le vedo, io li vedo i segni delle vecchie fotocopie. Va bene, ragazzi, adesso vedremo come andrà questo video. Quindi, 24esima domanda, corrisponde alla lezione 74. Ve la faccio rivedere di nuovo. Allora, come scusa? Non mi dica che non c'è posto, ancora la storia della vacanza a Roma, dell'agenzia di viaggi e bla bla bla. Quindi, ripeto, come? Scusa? Non mi dica che non c'è posto. B, come? Scusi? Non dirmi che non c'è più posto. C, come? Scusi? Non mi dica che non c'è posto. Ok. Ed ecco finalmente ragazzi, abbiamo finalmente terminato questo esame, lezione 25, 25esima lezione, che corrisponde alla lezione, sì, 25esima domanda, ok, che corrisponde alla lezione 75. Ed è questa. Va bene. Molte studente imparano l'italiano. B, molte studentesse imparano l'italiano, scusate, apprendano l'italiano. C, molti studenti imparano l'italiano. Guardate, questa è l'ultima, però è facilissima. Spero davvero che voi non l'abbiate sbagliata, anzi non la sbagliate, perché la state facendo. In questo momento, ragazzi, io incrocio le dita per voi, mi rimetto gli occhiali perché così sembro più severa. Incrocio le dita per voi, vi auguro in bocca al lupo, veramente. Spero che voi abbiate superato questo esame perché ormai è terminato, quindi congiuntivo passato. Va bene? E ci vediamo alla prossima, nel prossimo tutorial vi darò le soluzioni. Mamma mia, ho paura. Per adesso vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, continuate a seguirci e tutto il resto. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!